I disagi ci sono, ma ci sono dappertutto. L'importante è che ci siano per un motivo. In questo caso è un motivo di grande festa, grandissima visibilità, anche se mi permettete un grande indotto economico, oltre che turistico. L'arrivo del Giro d'Italia a Treviso giovedì, opportunità per tutti, al di là dei disagi, alla viabilità e del malcontento per la chiusura delle scuole all'interno del territorio comunale. Ne è convinto il presidente dell'ASCOM, Federico Capraro, lo conferma il sindaco Mario Conte, che alla presentazione della tappa a Cassugana replica le critiche avanzate dal Partito Democratico. Capendo perfettamente tutti i disagi legati all'organizzazione dei nuclei familiari, faccio anche un appello di avere un po' di pazienza. Poi se c'è anche qualche schieramento politico che cerca di cavalcare la polemica senza sapere che per esempio in altre città dove loro amministrano i disagi sono i medesimi, quelle polemiche io le lascio al PD, perché mi piace di più la politica, quella responsabile e costruttiva, ma il PD oggi è preso così e quindi deve far polemica anche con l'arrivo del Giro d'Italia. Il disagio c'è, qualsiasi manifestazione, come diceva il sindaco, può creare dei disagi. Ci dispiace molto, ma speriamo almeno di potrebbe essere un messaggio per i giovani ciclisti, per i giovani bambini, magari approcciare anche questo meraviglioso sport che è il nostro ciclismo. I benefici a livello di indotto si vedranno non solo quel giorno, ma soprattutto in futuro, secondo i commercianti. La grande visibilità porta l'attenzione di Treviso in tutto il panorama internazionale. Quindi non guardiamo solo all'indotto del giorno stesso, ma guardiamo all'indotto dei giorni dopo. E allora che festa sia, con attività ed eventi collaterali dalle colline del Prosecco al capoluogo, attesa una tappa veloce con arrivo in volata. Treviso per me merita questo evento, perché è un evento mondiale, il Giro d'Italia in Treviso, sulla patria del ciclismo, fa solo del bene. Dopo 2 anni di sacrifici, portare il Giro d'Italia qui è meraviglioso. Anno particolare sicuramente per noi, che festeggeremo l'anniversario del 100° anno della nascita di mio papà Giovanni, Nanni Pinarello, famosa maglia nera. È l'anno di Treviso Città Europea dello Sport, quindi non solo il ciclismo ma anche tutti gli altri sport. Ripensare il giro è una gioia immensa.